si elevava una nube, ma chi guardava da lontano non riusciva a precisare da quale montagna. Si seppe poi che era il Vesuvio. Nessun'altra pianta meglio del pino ne potrebbe descrivere la figura e la forma, infatti slanciata in su come se si sorreggesse su un altissimo tronco, si allargava in quelli che si potrebbero chiamare dei rami, innalzata dal turbine subito dopo l'esplosione, poi privata del suo sostegno, vinta dal suo stesso peso, si dissolveva allargandosi, talora bianchissima, talora sporca o macchiata, si aveva trascinato con sé terra o cenere. E una nube nera e terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti bagliori d'incendio, simili a folgori, ma assai più estesi. Dopo non molto tempo, quella nube si abbassò verso terra e coprì il mare, avvolse e nascose Capri e Miseno. Plinio il Giovane descrive a Tacito il drammatico evolversi dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Plinio si trova al sicuro a Capo Miseno, ma la grande eruzione seppellisce Pompei ed Ercolano. Buona parte della devastazione durante un'eruzione esplosiva si deve ai flussi piroclastici, nubi di gas e ceneri caldissime e veloci che scorrono sulle pendici del vulcano. Queste correnti possono muoversi a velocità di oltre 100 km orari e riescono a mantenere temperature di centinaia di gradi centigradi anche a diversi chilometri di distanza dal cratere. Well, the worst hazard from a volcano is the pyroclastic flow or surge, and these hot clouds of ash and gas can travel very long distances and be very destructive. And we discovered at Mount St. Helens that many people could be killed because in 1980 when it erupted, it did erupt without warning, even though there'd been two months of unrest in the volcano. And it is this unpredictability which makes it so important to learn more about how to protect people. The volcanoes are one type of natural hazard where we need to understand more about how people are injured and killed in order to find better ways of preventing loss of life in natural disasters. Un vulcano si studia studiandone l'attività passata. L'attività passata si vede studiando le rocce che sono state emesse durante le eruzioni passate, la loro distribuzione, la loro variazione chimica, la variazione del tipo di depositi lasciati dalle diverse eruzioni. Questo ci permette di capire qual è stata l'evoluzione nel tempo di un vulcano e qual è stata la gamma di variabilità nel tipo di attività del vulcano stesso. Oggigiorno per studiare i vulcani si usano anche strumenti nuovi, in particolare i modelli matematici. Riguardo a questo fenomeno, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Pisa, in collaborazione con il CINECA, il Centro di Supercalcolo di Bologna, abbiamo sviluppato un nuovo modello matematico che permette di descrivere la dinamica dei flussi piroclastici, ovvero permette di descrivere come si formano e come si propagano. Questo è anche molto importante per arrivare a stimare l'impatto, il danno che questo fenomeno estremamente pericoloso produce sul territorio circostante. We wanted to know what the nature of the pyroclastic flow was, what form it took, what its temperature was, how high the pressure was, and what the sequence of the pyroclastic flow was, in order to be able to find ways to protect either the occupants or the contents or the building itself. Il modello dell'INGV non cerca di ricostruire e prevedere esattamente eventi passati o futuri, ma cerca di rappresentarli il più accuratamente possibile. Descrive quindi il fenomeno naturale nelle sue caratteristiche principali e permette di valutarne gli effetti su cose e persone. È un modello innovativo e altamente tecnologico che sfrutta al meglio le attuali risorse e la potenza di calcolo. Comunque siamo usciti un po' dall'era pionieristica del calcolo e siamo entrati in un'era in cui veramente le simulazioni del calcolatore possono cominciare a fare previsioni che possono dare indicazioni agli esperti per valutare meglio la realtà.
simulation is producing some very detailed mapping of the quantities that have to be considered by the engineer. There is a direct relationship between what is produced in this simulation and what we need to use to protect the buildings. Dopo l'eruzione di Montserrat del 1994-95-96, Montserrat ha avuto eruzioni negli anni 90 che sono durate un certo numero di anni, constatammo che i flussi piroclastici, pur avendo una forza devastante enorme nella parte centrale, risparmiavano buona parte delle costruzioni nelle propaggini più laterali del flusso. E allora questo ci incuriosì e incominciamo a studiare come prima di tutto si poteva modellare un impatto di danno, quindi uno scenario di danno da flusso piroclastico. E in secondo luogo quali potevano essere le misure che si potevano intraprendere per proteggere le case. Nessun uomo resiste al passaggio di un flusso piroclastico. Le simulazioni che di questo progetto ci aiutano a definire con precisione le aree di maggiore pericolosità e a vedere quali possono essere le variazioni cambiando alcuni parametri legati proprio all'eruzione. Computer models that our colleagues in Italy have been pioneering can give us considerable insights into the possible actions of the volcano when it goes into eruption. And these models can convey important messages to civil protection authorities and politicians and to the general public, which it is very difficult to explain in words, particularly in scientific words. Non basta dare numeri, bisogna anche vederli. Il modello non serve solo per studiare il processo naturale, ma è molto utile anche per condividere informazioni importanti con persone, istituzioni, agenzie e associazioni che operano sul territorio. Il modello si applica a tutti i vulcani esplosivi, ma è stato applicato soprattutto in relazione al Vesuvio, il vulcano esplosivo più studiato e sorvegliato al mondo e quello con il più alto livello di rischio ad esso associato. Quando il calcolo è finito, i nostri problemi sono in parte solo all'inizio, perché il risultato del calcolo produce una grandissima quantità di dati e noi abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo. Quindi si pone il problema di come visualizzare i dati che il modello produce. Ecco che allora abbiamo bisogno di sviluppare delle tecniche che ci consentano di estrarre delle informazioni fra tutte quelle prodotte che ci permettano di capire come sta evolvendo il processo che stiamo descrivendo. I dati vengono espressi attraverso una visualizzazione grafica, una sorta di cartone animato con il quale il risultato dei calcoli viene tradotto in immagine. In questo caso, il colore rosso rappresenta la temperatura del gas, che è uno dei parametri più importanti nella dinamica delle colate piroclastiche. Quello più brillante fa riferimento a temperature più alte, mentre quello in trasparenza indica temperature inferiori. Per arricchire di dettagli l'animazione, sono state inserite informazioni relative alla topografia del terreno, sul quale viene proiettata un'immagine satellitare che fotografa l'area vesuviana. Abbiamo simulato un'eruzione al Vesuvio. Lo scenario eruttivo che abbiamo preso a riferimento è un po' più piccolo dell'eruzione che ha seppellito Pompei, ma ad ogni modo significativo per il rischio vulcanico in quest'area. Le condizioni che abbiamo assunto per effettuare questa simulazione sono state imposte al cratere del vulcano e sostanzialmente sono state ipotizzate sulla base di quanto noi conosciamo del vulcano. Per il modello numerico che abbiamo utilizzato è necessario specificare le condizioni di velocità, di pressione, di temperatura al cratere e la forma del cratere stesso. Questa simulazione non ci mostra come sarà la prossima eruzione, ma descrive uno scenario verosimile tra i tanti possibili. L'affidabilità del modello deriva dal confronto tra i risultati ottenuti con il modello stesso, esperimenti di laboratorio e dati raccolti sul campo dopo eruzioni esplosive ben documentate. Per esempio, questo modello è stato in grado di riprodurre in modo corretto la dinamica di alcune eruzioni esplosive del vulcano Soufriere Hills nell'isola di Montserrat e il blast vulcanico dell'eruzione del Monte St. Helens nel 1980.
Lo stesso modello è stato applicato anche ad altri vulcani italiani esplosivi come i Campi Flegrei. Credo che sia molto importante fare questa attività di modellistica fisica applicata alla vulcanologia, perché ci permette di dare delle spiegazioni anche a delle variazioni, a delle particolarità che vediamo sul terreno e che intuitivamente spesso non riusciamo a capire. Dopo molti anni che lavoriamo con questo modello matematico, continuiamo a essere affascinati dal tipo di risultati, dalla loro ricchezza che ci deriva da ogni nuova simulazione che realizziamo con esso. Uno degli obiettivi futuri sarà quello di cercare di quantificare quelle che sono le incertezze in gioco. Infatti sappiamo benissimo che non riusciremo mai a descrivere perfettamente, quindi anche a prevedere il fenomeno vulcanico, ma certamente possiamo fare uno sforzo per cercare di capire quanto siamo distanti dalla realtà e quant'è l'approssimazione che è insita nel nostro strumento matematico.